sì, per quanto riguarda i video sui pensieri, sempre separato da questo video, però diciamo che sostanzialmente pensavo delle cose che ho già pensato ieri, dopo MD Ranged che avete visto sicuramente, interpretazioni del pezzo, ma comunque cosa di cui ho già parlato in questi giorni, anche ieri. Comunque dovrei caricare dei pezzi sempre da Non Ho Sonno, che ricordo, di Dario, Non Ho Sonno di Dario Argento 2001, ricordo ho fatto un piccolo tributo al film in virtù del suo anniversario di uscita qui in Italia, a 5 gennaio 2001, comunque dicevo, diciamo da stanotte ora italiana dovrei caricare... altro pezzo che è Death Farm, è anche molto complicato da suonare, difficile, consiglio anche la versione originale dei Goblin, che ovviamente sono sempre dei geni. I primi tre pezzi ricordo che ho caricato sono stati il Main Theme Title, poi Killer on the Train e Arpeggio and Title, che magari riscrivo, cioè posso metto in descrizione, ma consiglio soprattutto gli originali, perché poi, per chi non lo sapesse, i Goblin furono nominati alla vittoria ai Nasti d'Argento per questa colonna sonora, quindi un premio prestigioso qui in Italia, i Nasti d'Argento. È infatti una grande colonna sonora, come già ripetuto nei giorni scorsi, non come Profondo Rosso, Sospira, Fenomena, Tenebre, ma comunque altra grande colonna sonora. E poi pensavo a un film, comunque sono cose che ho già detto ieri, ma le ripeto perché non ho avuto modo di dirle, non ho solo scritte, è un film che... usciva ieri, diciamo, in Italia 20 anni fa, un film importante che c'ha 20 anni, ma diciamo ne parlerò poi meglio quando caricherò il Main Theme, bellissimo, interpretato dal film, che è altrettanto un capolavoro, che poi consiglierò di vedere, ma poi ne parlerò meglio quando caricherò appunto il pezzo, spero tra massimo una settimana, vedremo. E poi praticamente ieri ho raggiunto con il report di ieri 300 video totali sul canale Meteo, non solo di Meteo ovviamente, chi lo segue costantemente lo sa, ma in totale 300 video sul canale Meteo, poi tra tutti i miei 4 canali, perché io praticamente ho 3 canali tastiera, il principale in cui c'è di tutto, il secondo solo dedicato a David Lynch e il terzo in cui ci sono musiche ma senza interpretazioni dei film e le musiche di David Lynch. Insomma, in totale tra tutti e 4 canali ho raggiunto 935 video, veramente tanti, in meno di 2 anni, io faccio tutto da solo, considerato, nessuno mi aiuta, veramente ho fatto miracoli, in un certo senso è qualcosa di straordinario, ma poi scrivo meglio altre cose in descrizione perché altrimenti ci vuole troppo tempo, quindi se siete interessati, occhio alla descrizione. Sì, quindi per quanto riguarda i pensieri penso di aver detto tutto oggi, appunto come sempre se dovesse venirmi qualcos'altro in mente lo scrivo in descrizione.